Morte David Rossi, sentito Vitello, nessun segno di lotta, in stanza ero solo, Zanettin risponde, carenza nelle indagini. Caso Rinaldi, ex comandante e la moglie accusati di stalking chiedono il patteggiamento, GUP deciderà a fine luglio. Sfratto Rinaldo Francia, botta e risposta fra De Mossi e Anna Carli. Adesso la nostra pagina sportiva, CN Siena ha presentato ufficialmente lo staff e il direttore sportivo Giorgio Perinetti. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo con la morte di David Rossi. Oggi la commissione parlamentare ha sentito il procuratore Vitello, il quale ha affermato che Rossi poteva essere salvato e che non sono emersi segni di lotta. In stanza era solo, queste le sue parole. Il presidente della commissione parlamentare Zanettin ha evidenziato invece la carenza nelle indagini svolte nell'immediatezza del decesso. Quattro lunghe ore di audizione nella prima seduta ufficiale della commissione d'inchiesta sulla morte di David Rossi, che ha aperto i lavori sentendo il procuratore di Siena, Salvatore Vitello, protagonista delle seconde indagini sul caso. Le domande dei commissari sono giunte a valanga sul procuratore, che ha cercato di rispondere a tutte aiutandosi con le innumerevoli carte portate con sé. Una prima audizione che però basta a fotografare la confusione e l'incertezza che ci sono ancora di di anni intorno a quanto è accaduto quel 6 marzo 2013. Confusione e incertezza derivate anche da alcune lacune delle prime indagini, riconosciute come incongruenze anche dallo stesso procuratore Vitello, come alcune inesattezze iniziali nella prima perizia medico-legale, gli accertamenti scientifici su alcune lesioni trovate sul corpo di Rossi fatte in un secondo momento, o ancora la distruzione dei famosi fazzoletti trovati nell'ufficio senza prima un'analisi degli stessi, la mancata acquisizione delle immagini di altre telecamere dell'edificio e poi ancora la celere restituzione dei vestiti di Rossi alla famiglia. In cui sono emersi particolari sconcertanti che riguardano in particolare la prima inchiesta di David Rossi, nella quale sono state accertate e riconosciute dallo stesso procuratore di Siena, che peraltro non era all'epoca il procuratore di Siena, quindi delle lacune molto evidenti. Ecco, alla luce di tutto ciò, di quello che avete ascoltato oggi, quindi alla luce delle indagini e delle lacune che ci sono e che probabilmente sarà difficile colmare, la commissione d'inchiesta come procederà? Guardate, oggi è stata la prima audizione, ne abbiamo in programma molte altre a partire giovedì prossimo con il procuratore di Genova, che si verrà a relazionare su quelle che sono l'altro filone di indagine, quello cosiddetto dei festini, quindi nelle prossime sedute dell'ufficio di presidenza probabilmente articoleremo per il mese di settembre e per i mesi successivi tutta una serie di altri ulteriori atti istruttori che riguardano ipotesi di audizione di testimoni che magari non sono stati ascoltati a suo tempo o che sono stati ascoltati in modo inadeguato. Cioè, c'è tanto lavoro da fare, ci siamo resi conto che c'è tanto lavoro da fare oggi. Torniamo a parlare del caso Rinaldi, ex comandante, la moglie accusati di stalking chiedono il patteggiamento, il GUP deciderà a fine luglio. Si è tenuta oggi pomeriggio al Tribunale di Firenze l'udienza preliminare del procedimento nato dall'inchiesta sul caso di stalking che ha come protagonisti l'ex comandante della Polizia Municipale di Siena, Cesare Rinaldi, e la moglie Cristina Casini, anche lei nel corpo della municipale, e che vede coinvolti in un'autentica spy story altri 5 soggetti, 4 carabinieri e un agente dei servizi segreti. Le accuse sono di stalking e l'accesso abusivo all'OSD, il servizio informatico di indagine, in relazione a tutta una serie di atti di stalking commessi a danno di una donna e dei suoi familiari, con l'ausilio di alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine che avrebbero agito dietro richieste apparentemente istituzionali. In aula, le difese hanno esplicitato le rispettive strategie processuali. I legali dei coniugi Rinaldi hanno chiesto un patteggiamento da 2 anni e 9 mesi per l'ex comandante e di 1 anno e 10 mesi per la consorte. 2 carabinieri hanno chiesto invece la messa alla prova con conseguente sospensione del procedimento, mentre la difesa dell'agente segreto sceglierà tra il patteggiamento e il rito abbreviato nella prossima udienza. Per altri 2 militari dell'arma, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio, mentre dall'altra parte i loro difensori hanno fatto istanza per il non luogo a procedere. Le decisioni del GUP arriveranno il prossimo 22 luglio.
Presentato oggi il progetto Cantieri Generiamo Lavoro, promosso dalle ACLI di Siena in collaborazione con il Servizio per la Pastorale Sociale del Lavoro dell'Arcidiocesi di Senacolle Valdelsa Montalcino e le ACLI di Roma. Aldo Tani. Una sinergia con vista sul futuro. In tempi sempre più difficili per il mondo del lavoro, con la disoccupazione giovanile che ritocca di continuo record negativi, l'ACLI e l'Arcidiocesi hanno stretto un patto per aiutare le nuove generazioni a ritrovare la speranza. Il tutto è condensato nel progetto Cantiere Generiamo Lavoro, un percorso formativo gratuito per fornire ai ragazzi gli elementi fondamentali per inserirsi nel mondo del lavoro. Il progetto Il Cantiere Generiamo Lavoro è un'occasione, un'opportunità per i giovani in un momento molto difficile per il mercato del lavoro, per avvicinarli al lavoro, per dargli una sorta di cassetta degli attrezzi, un kit di strumenti, una marcia in più per aiutarli. La peculiarità di questo progetto è data dal fatto che c'è una rete di partner, di organizzazioni nel territorio, molti si ispirano alla dottrina sociale della Chiesa, che è un valore universale per i credenti e per i non credenti. E attraverso questo progetto ognuno, ogni soggetto della rete mette le sue peculiarità, le sue eccellenze, rendendo questo progetto unico. È un tema così delicato che ci sembrava opportuno non solo soffermarsi per una riflessione, come abbiamo già fatto nello scorso mese di aprile, coinvolgendo ovviamente le realtà impegnate proprio nelle attività lavorative, società e soprattutto le ACLI. L'organismo che nella diocesi, come in ogni diocesi, si occupa un po' di questo è l'organismo di servizio della pastorale sociale e del lavoro. Quindi con tutte le persone, i volontari che lavorano e collaborano in questa realtà, si è cercato di mettere innanzitutto a fuoco i problemi e quindi anche noi, come chiaramente non è solo un problema nostro, della nostra città, della nostra diocesi, ma è un problema generalizzato, la crisi, soprattutto alla luce della condizione pandemica del lavoro. Il corso si dividerà in 5 incontri teorici, pratici, tra Siena, Montalcino e Poggibonsi. Le iscrizioni saranno aperte dal 15 ottobre e al termine delle lezioni sono previsti stage nelle aziende coinvolte nel progetto. Il cardinale, al margine della presentazione, ha inoltre detto la sua sul DDL Zan nella nota verbale inviata alle autorità italiane. Il Vaticano ha sentito l'esigenza di dire alcune cose nella massima dialogicità senza interferenze. Queste le sue parole. Aldo Tani. Se la discussione in Senato non ha ancora tempi certi, fuori dal Parlamento la polemica non si arresta. L'entrata a gamba tesa del Vaticano sul DDL Zan ha creato schieramenti di ogni sorta, generando caos e portando anche il dibattito fuori dal contesto proprio della legge. Un argomento affrontato anche dal cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, che ha utilizzato il termine pacata per descrivere la presa di posizione della Santa Sede. Io credo che sia stata una posizione espressa con pacatezza, e quindi è stata la possibilità, si è sentita la necessità di esprimere una legittima attenzione e in qualche modo preoccupazione, che credo sia legittimo, insomma, no? Anche tra stati, anche se è stato proprio, che quello è il punto, è stato un confronto tra stati che si sono confrontati, o è stato chiesto un confronto su un tema molto delicato e soprattutto molto importante, che deve da una parte salvaguardare i diritti di ogni persona, e quindi in quanto tale il Vaticano aveva sentito l'esigenza di dire alcune cose, ecco, ripeto, con pacatezza e nella massima dialogicità. Sfratto Rinaldo Franci a commentare la decisione del Consiglio Comunale presa ieri di revocare la concessione dei locali comunali al conservatore Rinaldo Franci. È stata ai nostri microfoni la nuova presidente Anna Carli. Una delibera che, diciamo, sfratta il Franci da questo luogo, non ci dà alternativa, però voglio dire, il nostro futuro non credo che finisca qua. Credo che l'amministrazione comunale debba essere consapevole che togliere i locali per un fine, devo dire che se guarda il fine potrebbe essere anche un fine più che rispettabile, perché si tratta di dare la sede
ad una scuola, quindi siamo sempre in un percorso formativo. Però credo che si debba sottolineare alla città che togliere in questo momento la sede al Franci significa impedire il passaggio del Franci allo Stato. Risponde così la nuova presidente del Conservatorio Rinaldo Franci, Anna Carli, alle parole del primo cittadino Luigi De Mossi espresse ieri in consiglio comunale. Il comune ha sempre dato tantissimi soldi, nel momento in cui non ha più rapporto con la Franci bisognerà rivalutare le posizioni, aveva affermato ieri il sindaco. È una questione legata a una modifica, cercheremo di riprendere i nostri immobili che verrebbero destinati alle scuole. Se l'interlocuzione viene meno, il comune farà i propri interessi. Se il ministro ha scelto me, avrà avuto le sue buone ragioni. Ecco, io credo che insomma, l'obbligo di collaborare a livello istituzionale ci sia comunque. Devo dire che mi stupisce il cinismo con cui invece sento parlare di alcuni rapporti a livello istituzionale. Torniamo a parlare delle scotte di Siena. Questa mattina è stato siglato un accordo tra ospedale, Comune di Siena, Provincia e TM Spa. Un accordo per facilitare l'accesso all'ospedale tramite i mezzi pubblici. Ecco le novità nel servizio. È stato siglato questa mattina un accordo tra azienda ospedaliera universitaria senese, Comune di Siena, Provincia di Siena e TM Spa per lo spostamento delle fermate dell'autobus e la realizzazione di una corsia di emergenza in Viale Bracci, nel tratto di strada che porta all'ingresso dell'ospedale e in particolare verso l'accesso in emergenza al pronto soccorso, come ha dichiarato lo stesso sindaco di Siena, Luigi De Mossi. Un progetto, nostro modo di vedere, che dovrebbe facilitare i cittadini all'accesso tramite mezzi pubblici all'ospedale, e quindi la fermata viene spostata nel lato opposto a quello che è attualmente e che invece creava un ingorgo stradale abbastanza significativo, soprattutto per tutte le persone che poi dovevano passare dove ci sono le sbarre, eccetera. E anche poi per chi ha un'urgenza, purtroppo per motivi di salute, di recarsi all'ospedale. Quindi oltre a questo, come avete visto, c'è un percorso pedonale controllato, regimentato, in modo che anche l'attraversamento pedonale sia un attraversamento sicuro e ben indirizzato. Annunciati anche i tempi previsti per la messa a bando del progetto, che salvo imprevisti dovrebbero avvenire in autunno, mentre l'inizio e la fine dei lavori nel periodo febbraio-maggio. Un accordo molto importante perché mettiamo in sicurezza l'accesso all'ospedale. In questo momento ci sono due fermate, una spostata temporaneamente, un'altra invece proprio che interferisce col passaggio delle ambulanze, quindi sicuramente un lavoro importante per migliorare la sicurezza dell'accesso all'ospedale, ed è da parte mia l'occasione per ringraziare di questa collaborazione importante sia il Comune che la Provincia e ovviamente TM. Un'operazione determinante per la sicurezza, ha ricordato il presidente TM Spa Massimiliano Dindalini. Noi è importante mettere in sicurezza tutti gli utenti del TPL e tutti i cittadini, soprattutto di fronte ad un ospedale, a un pronto soccorso dove c'è un transito importante e soprattutto anche un transito dei mezzi di soccorso. Per noi spostare due paline è un'operazione ordinaria, lo facciamo settimanalmente in tutto il territorio che gestiamo e quindi ci preme ancora di più sottolinearne l'importanza in questo contesto, ma anche il fatto che venga salutata come un'operazione così determinante per la sicurezza. Noi lo facciamo, ripeto, quotidianamente in tutto il territorio, di sistemare le paline laddove c'è necessità. Torniamo invece adesso a parlare di Paycare. I lavoratori da oggi fino alla fine di ottobre sono stati messi in cassa integrazione. La questione doveva essere discussa ieri in consiglio comunale, ma non ha trovato spazio. I dettagli nel servizio di Filippo Meattini. Ci hanno comunicato che la cassa integrazione è vigente da oggi fino al 31/10 e comunicandoci inoltre che non c'è la volontà dell'azienda di crearci darci delle nuove commesse in appalto, quindi, e nemmeno fare assemblee o così, cioè a quello che sembra la loro intenzione è di praticamente farci stare in una situazione di cassa integrazione fino al momento in cui poi non decadrà l'accordo al Mise e scaduto quello probabilmente ci sarà un licenziamento collettivo. Peggiora di giorno in giorno la situazione dei lavoratori di Paycare. Dopo il mancato accordo sindacale, i dipendenti sono stati messi in cassa integrazione fino alla fine di ottobre. L'azienda garantisce la permanenza della sede a Siena solo fino a giugno 2022. Successivamente il rischio di un licenziamento di massa è concreto. Noi naturalmente siamo molto preoccupati perché le garanzie lavorative sono pari a zero, se non sotto
4.0 col fatto che comunque l'azienda Pecher e naturalmente Comdata che ha acquisito la lavorazione non sta assolutamente rispettando quelli che erano fatti al Mise ormai più di 2 anni fa. E questi patti, ovviamente scritti appunto a livello di Mise, riportavano che fino al 2022 avevamo la garanzia sia lavorativa sia a livello territoriale per l'azienda appunto della Tognazza di San Martino, dove siamo noi collocati. E l'azienda ha chiaramente fatto capire che la cassa integrazione attualmente si apre per noi 26 persone che avevamo la commessa per Credit Agricole, però verrà estesa fino a 91 persone, quindi un numero rilevante a livello proprio di occupazione territoriale. Siamo fortemente preoccupati in quanto c'è al termine del 31/10/2021, ad ora non abbiamo nessuna garanzia né delle lavorazioni che andremo a fare, quindi né tantomeno della sede, perché a quello che sembra non sono interessati nemmeno a mantenere la sede aperta su Siena. La questione doveva essere discussa ieri in consiglio comunale, ma così non è stato. I lavoratori hanno quindi sollecitato l'amministrazione per portare il tema al centro del prossimo consiglio comunale. Ieri era appunto all'ordine del giorno, c'era, però non è stato, da quello ho capito, potuto affrontare questo discorso. E quindi ci auguriamo che il prossimo consiglio comunale venga fatta chiarezza. Adesso TM, titoli di coda, il mandato di Massimiliano Dindalini. Il presidente a fine mandato si candida a guidare l'associazione che rappresenta le aziende pubbliche in Toscana. Il servizio. Ai titoli di coda, l'esperienza di Massimiliano Dindalini ai vertici di TM. Il presidente a fine mandato si candida a guidare l'associazione che rappresenta le aziende pubbliche in Toscana. Il duello per il vertice di Cispel sarà con Nicola Perini. Il 5 luglio, intanto, è la data che sancirà la fine del suo mandato e la più che probabile elezione a nuovo presidente di Guido Del Mirani, vertice della Grossetana Rama. È tempo quindi di bilanci e per Dindalini questi sono stati anni complicati, sia per il percorso e la gara in Toscana, sia perché sono stati gli anni del Covid. Sono stati 3 anni importanti, ho arricchito tantissimo il mio bagaglio di esperienze, ho credo di aver dato tutto me stesso per il trasporto pubblico, Siena ne è sicuramente un esempio perché eccelle su tutte le graduatorie a livello nazionale per la qualità del TPL, avevamo progetti in cantiere che però purtroppo la burocrazia in un qualche modo ha impedito che si realizzassero, come un nuovo deposito invece che a due ponti all'isola d'Arbia, quindi per la messa ancora in sicurezza anche qui del transito, del territorio, ma anche dei dipendenti stessi dell'azienda. Però un'esperienza bella, purtroppo si è chiusa con la vicenda amara della gara regionale del trasporto pubblico, adesso sarà una fase complessa che comunque aiuterò a far svolgere al nuovo presidente che si insedierà con la prossima assemblea. Adesso la provincia, la Valdelsa e Biancamaria Rossi, il nuovo presidente della Società della Salute della Valdelsa e della zona distretto Alta Valdelsa dell'AS Toscana Sud-Est. Rossi succede al dottor Luca Vigni. Ha preso servizio questa mattina il nuovo direttore della Società della Salute Alta Valdelsa, Bianca Maria Rossi, che ricoprirà anche l'incarico di direttore di zona dell'ASL Toscana Sud-Est dopo la nomina del presidente della regione, Eugenio Giani. Dal 2006 al 2021 Rossi è stata direttore dell'azienda pubblica di servizio alla persona Città di Siena. In precedenza è stata direttore generale dell'IPAB, Casa di Riposo Campanzi. Prende il posto di Luca Vigni, che ha lasciato l'incarico avendo raggiunto l'età del pensionamento. La Società della Salute Alta Valdelsa acquisisce una grande professionalità, spiega David Bussagli, sindaco di Poggibonsi e presidente della SDS. Siamo convinti che la nuova direttrice saprà calarsi con attenzione e capacità in questo ruolo per lei inedito, ma per il quale potrà fare leva su competenze e capacità relazionali che tutti le riconoscono. Antonio D'Urso, direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est, che come Bussagli ringrazia il dottor Vigni per l'impegno umano e professionale profuso in questi anni, rivolge gli auguri di un proficuo lavoro al nuovo direttore nella convinzione, dice D'Urso, che saprà affrontare al meglio gli impegni che la attendono. Ringrazio i sindaci dei comuni dell'Alta Valdelsa ed il direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est Antonio D'Urso, osserva il nuovo direttore Bianca Maria Rossi, per la fiducia che mi hanno accordato nell'affidarmi questo incarico. Rossi afferma che questo è un territorio in cui la cura e l'attenzione ai servizi sociali
sociali, sociosanitari e sanitari territoriali è molto molto alta. Conto, chiude Bianca Maria Rossi, di instaurare un rapporto leale, di piena collaborazione con tutti e mi adopererò con impegno per raggiungere i traguardi che ci aspettano. Ancora a Valdelsa, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco ieri ed oggi a Poggibonsi per un incendio ad un capannone industriale di stoccaggi di pannelli solari. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta nelle fiamme. Filippo Tecce. Alla fine è stato solo un grande spavento con le fiamme che stavano divorando un capannone industriale a Poggibonsi, senza per fortuna che ci fossero persone coinvolte nell'accaduto. Certo, è stato necessario il lungo e prezioso lavoro dei vigili del fuoco del comando di Siena e dei distaccamenti di Poggibonsi e Petrazzi, che ieri sono intervenuti proprio a Poggibonsi in via Abruzzo per un incendio che ha coinvolto un capannone adibito a stoccaggio di pannelli solari. Da Siena i vigili del fuoco sono partiti quando erano da poco passate le 16:50 a dare l'allarme dell'incendio nel fondo industriale. È stato uno dei dipendenti. Sul posto sono arrivati anche i vigili urbani di Poggibonsi e di Carabinieri. L'area è stata prontamente circoscritta per facilitare il lavoro dei vigili del fuoco, che si è protratto per tutto il pomeriggio, la notte tra ieri ed oggi e gran parte di questa mattina fino alle ore 12, quando l'incendio a quel punto non era più ragione di pericolo. Prematuro sapere quel che possa aver scatenato le fiamme, se un cortocircuito oppure altro. In questo senso sono in corso degli accertamenti. Per fortuna nessuno dei lavoratori è rimasto coinvolto, con i vigili del fuoco che nelle operazioni di spegnimento si sono dovuti confrontare con una situazione non semplice, anche per la presenza di pannelli solari, quindi materiale combustibile con rilasci importanti. Dopo molte ore di lavoro l'incendio nel capannone è stato domato e l'area messa in sicurezza. Colle Valdelsa prova a ripartire grazie agli eventi. Ieri è stata la volta della Notte Bianca, che ha riscosso grande successo tra le vie del centro città. Tante persone tra le vie del centro città ieri per la Notte Bianca a Colle di Valdelsa, uno dei tanti eventi nell'ampio cartellone presentato la passata settimana dall'amministrazione comunale. Un ritorno alla normalità dopo tanti mesi di restrizioni a causa della pandemia da Covid-19 ed ora l'occasione, anche attraverso manifestazioni di questo genere, di riattivare la leva complessiva dei consumi dopo un lungo periodo di ovvia contrazione. Insomma, Colle di Valdelsa cerca di rialzarsi così per questa seconda estate dentro la pandemia. Che fosse un segnale di ripartenza era nelle intenzioni, come dichiarato dallo stesso sindaco Alessandro Donati, cercando di coinvolgere il tessuto associativo della città e valorizzando risorse interne per costruire un cartello di iniziative che ieri ha visto tornare a far vivere le vie del centro di Colle di Valdelsa come non accadeva ormai da tempo. Colle 21, così si chiama la raccolta di eventi di questa stagione estiva autunnale, vedrà anche il ritorno della Notte Gialla in calendario l'11 settembre e di Libera con l'Arte, mentre stasera nella frazione di Gracciano verrà celebrato San Marziale, il santo patrono di Colle di Valdelsa. Riparte la stagione turistica estiva sulla Miata. Dopo un inverno praticamente senza sci e senza turismo invernale, il Monte Miata torna ad essere preso d'assalto dagli amanti del clima più fresco e dei tanti servizi che offre il monte tra Siena e Grosseto. Al via finalmente la stagione turistica sulla Miata. In questo ultimo fine settimana di giugno si sono rifugiati molti tra turisti e visitatori alla ricerca di verde e di refrigerio. Dopo un inverno a dir poco disastroso che a causa della pandemia ha praticamente annullato il turismo sciistico, la montagna tra Siena e Grosseto ha riaperto i battenti, offrendo la propria ospitalità con alberghi, ristoranti, bar, attività sportive e percorsi organizzati per dare inizio a questa nuova fase lavorativa e di ripartenza. Oltre a stare comodamente seduti sui prati al fresco della foresta, è possibile usufruire delle numerose attività che il territorio offre a chi è alla ricerca di sempre nuovi stimoli. Sono aperti infatti il bike park, dove si trovano piste e trail da percorrere a tutta velocità, corsi di orienteering per grandi e piccoli, così come l'Indiana Park Amiata, il parco avventura immerso nella faggeta dotato di percorsi aerei che permette di saltare tra gli alberi. Un certo movimento è cominciato anche nei paesi a valle, nelle cui strutture ricettive stanno arrivando le prime prenotazioni post pandemia. Quello che è certo è che i visitatori, sempre più segnati dalla tragica esperienza del Covid e dei lockdown, hanno la necessità di stare a contatto con la natura e gli animali, di passeggiare nel bosco e di ritrovare il piacere di gustare cibi genuini. Il tutto condito con il fresco caratteristico della montagna che, visto il clima torrido, male non fa.
Adesso passiamo alla nostra pagina sportiva. Il calcio, giorno di ufficializzazioni in casa CN Siena nella sala stampa dell'Artemio Franchi, è stato presentato il nuovo staff, compreso il DS Giorgio Perinetti. Perché oggi ho più senso di responsabilità, dicendo parto proprio dal basso, rischio, però posso dare qualcosa. E quindi questo è quello che mi ha mosso. Io mi ricordo sempre, con un punto d'orgoglio, la vanità di tutti, no? Pure io ho vanità, anche se non sembra, ma comunque c'è. Quando mi hanno richiamato a Siena dalla B, era trasferita alla squadra, c'era un momento così anche di depressione, giustamente aveva fatto sempre la Serie A, insomma non era bello. Abbiamo fatto una presentazione a pompa magna al comune e allora sono stato presentato, a un certo punto è partito un applauso. Beh, l'emozione così intensa non l'ho mai vissuta, perché era, sembrava non finisse mai, no? Allora quando mi hanno detto ma perché ritorno, come tu dici perché ritorno, beh io ritorno a quel momento là. Giorgio Perinetti è ufficialmente tornato ad essere il direttore sportivo del Siena. Oggi è stato presentato alla stampa e ai tifosi, insieme al suo collaboratore Pierfrancesco Strano, il match analyst Stefano Corsini e all'ex bianconero, adesso collaboratore tecnico di Gilardino, Paolo Negro. Da oggi parte ufficialmente la stagione del Siena 2021-2022. Dal 23 al 25 luglio si terranno le visite mediche e successivamente inizierà il ritiro a Montecatini Terme. Perinetti non si sbilancia sulla squadra del futuro, anticipa che il modulo prescelto dovrebbe essere il 4-3-3 e il mercato verrà fatto in modo tale da consentire a Gilardino di giocare con gli under in porta e sulle fasce difensive. Abbiamo parlato con Gilardino molto bene, con grande attenzione, ho ricevuto i suoi messaggi, le sue necessità, stiamo lavorando, c'è una certa disponibilità verso il Siena, diversi giocatori, diverse opportunità, cercheremo di fare il meglio. Voi sapete, io ci lavoro in silenzio, presentare i fatti, non le chiacchiere. Ora il basket, sconfitta casalinga per la Virtus che nella partita di andata dello spareggio di C-Gold cade contro Borgamanero per 75-93. Per il passaggio del turno adesso serve un'impresa, ribaltare il meno 18 nella sfida di ritorno. Andrea Rati. Sconfitta pesante per la Virtus nella sfida di andata dello spareggio interregionale del campionato di Serie C Gold. Al Palaperucatti i rossoblu cedono al College Basket Borgomanero per 75-93. Una partita che ha visto la giovanissima compagine piemontese, formata quasi interamente da ragazze di 18 e 19 anni, scappare nel secondo quarto senza voltarsi più indietro se non nel finale, quando i rossoblu hanno provato a limitare il passivo con una reazione d'orgoglio guidata da Olleia, il migliore della CEA, con 27 punti al referto. Per Borgomanero ottime le prove di Ferrari e Okeke, il talento classe 2003 già pronto al salto in Serie A nella prossima stagione con la maglia di Cremona. Buono c'è da prendere sicuramente gli ultimi due quarti, che siamo scesi in campo come dovevamo scendere forse nei primi due, e abbiamo concesso meno in difesa, siamo stati molto più aggressivi in difesa, abbiamo concesso meno al rimbalzo e siamo riusciti piano piano a recuperare, anche se non tutto lo svantaggio, ma qualcosa. Un meno 18 che pesa nell'ottica del doppio confronto. Adesso la Virtus servirà un miracolo nella sfida di ritorno, vincere con almeno 19 punti di scarto al Palacadona di Borgomanero. Loro hanno dimostrato nei primi due quarti, però noi negli ultimi due quarti abbiamo dimostrato che se vogliamo provare a fare la nostra partita, in detratti della partita ci riusciamo. Noi bisogna ripartire assolutamente dagli ultimi due quarti e abbiamo 40 minuti a casa loro per provarci e non possiamo non farlo. Si è svolto ieri lo sponsor day della Emma Villa Siena, dove è stato annunciato che UB Italia rinnoverà la partnership con la squadra di volley senese per altri due anni. Nell'occasione il presidente Gianmarco Bisogno ha fatto il punto sulla prossima stagione. Vediamo un estratto dell'intervista che andrà in onda durante Speciale Sottorete sabato alle 21.30, dove ci saranno anche le interviste a tutti i protagonisti della prossima stagione. Ma io penso che sarà una stagione simpatica, interessante, diciamo così, perché si riparte un po' tutti con un entusiasmo nuovo, un pochino più leggeri sotto il profilo proprio di questa cappa, no? Che c'è stata con questo Covid, questa tensione che sicuramente non finirà di colpo, però insomma ci darà un pochino più tranquilla. Sì, il pubblico credo che sia un aspetto direi quasi fondamentale.
fondamentale, anche per i valori in campo, anche per capire effettivamente i ragazzi come possono esprimere al 100% le loro potenzialità. Io credo che l'anno scorso anche il campionato un po' anomalo che c'è stato anche nella fase dei playoff sia dovuto un po' anche all'assenza del pubblico, che in qualche circostanza ha favorito qualche tipo di squadra e giocatori e sfavorito altri giocatori. Quindi io credo che sarà una stagione senz'altro interessante. Io sono molto pronto, carico, anche perché abbiamo fatto una squadra in parte anche un po' con qualche scommessa, no? Con qualche gesto coraggioso, e dobbiamo prenderli questi gesti coraggiosi, e ce lo deve insegnare il nostro coach Mancini con la nazionale italiana, che è stato molto coraggioso come ha affrontato, no? Eccetto quei due o tre giocatori esperti, ha lanciato in tempi non sospetti dei giovani, che quindi un po' di coraggio a Siena serviva. La Siena deve venire non per i soldi, neanche per chissà quale motivo, ma perché abbia delle ambizioni, abbia delle volontà, dello spirito agonistico, la competizione dentro, e rappresentare una città bellissima come Siena, che è qua alle nostre spalle, che merita tanto. Quindi ci abbiamo investito molto tempo, molti soldi, e dobbiamo avere rispetto per quello che si costruisce nella nostra vita. Quindi abbiamo costruito un grande progetto sportivo a livello nazionale, perché non ci dimentichiamo, bisogna essere umili e modesti, ma anche realisti. Un progetto di questa portata non è un progetto normale, quindi noi dobbiamo partire da questo presupposto, e chi indossa questa maglia deve capire questo. Ed era questa la nostra ultima notizia. Adesso il meteo, poi a seguire continua sognando il palio. Un saluto dalla redazione di Radio Siena TV.